Significativi i risultati del Maxi Blitz antievasione effettuato dalla Guardia di Finanza il 30 dicembre nel clou della stagione turistica invernale a Cortina. I militari delle Fiamme Gialle hanno passato al setaccio i più noti alberghi della Conca Ampezzana, negozi, bar, ristoranti e farmacie. A finire sotto la lente di ingrandimento anche le dichiarazioni dei redditi dei proprietari di 251 auto di lusso, a dir poco sospette. Su 133 supercar intestate a persone fisiche, 42 appartengono a cittadini che sulla carta fanno fatica ad arrivare alla fine del mese, avendo dichiarato un reddito di 30.000 euro lordi sia nel 2009 che nel 2010. Le altre 118 macchine da sogno risultano registrate a società che sia nel 2009 sia nel 2010 hanno dichiarato in 19 casi di essere in perdita, in 37 meno di 50.000 euro lordi. Tra i casi più sorprendenti quello di un commerciante che deteneva beni di lusso in conto vendita per più di 1,6 milioni di euro senza però avere alcun documento fiscale. L'operazione, che ha impegnato 80 agenti nell'ispezione di appena 35 esercizi commerciali su un totale di 1.000, ha quantomeno spiega l'Agenzia delle Entrate, fatto bene agli affari. Indicative le impennate dell'oltre 100% registrate negli incassi di ristoranti, negozi e bar rispetto al giorno precedente l'intervento del fisco. Oh, oh. Questa è la mia vita, non è una prigione, perché la mia vita è una grande occasione. Questa è la mia vita, non è una canzone. Faccio fatica a fare quello che voglio, faccio fatica ad esprimermi al meglio. Sono 30 anni che mi sento dire che prima o poi qualcosa dovrà cambiare. Ho fatto ogni lavoro per rispettare un equilibrio etico, politico, sociale, economico, poetico, giusto e culturale, per dire la mia, per farmi rispettare, ma niente. Hanno cercato di manipolarmi i sogni, le speranze, le mie idee, il fisico e la mente. Dopo tutto sono un uomo e come l'animale segue l'animale più grande. Io dovrei seguire chi ha il potere di decidere per me e poi mi lascia in mutande. Questa è la mia vita, non è una prigione, perché la mia vita è una grande occasione. Questa è la mia vita, non è una canzone. La 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 la, la 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 la. Faccio fatica a trovare un pretesto, faccio fatica ad essere onesto. Vivo in un'ipotesi esistenziale, sono condannato all'evasione fiscale. L'Italia resta un paese di poeti, santi ed evasori. Quello che è accaduto a Cortina è la fotografia più drammatica, per alcuni versi persino comica, dello stato del paese. Un paese che è sull'orlo della bancarotta, che continua a chiedere sacrifici sempre più pesanti ai cosiddetti soliti noti, ma non si accorge o fa finta di non vedere il vero e proprio cancro dell'evasione fiscale che corrode fin dalle radici e dalle fondamenta, da un lato la nostra democrazia, dall'altro lato la convivenza civile addirittura. Quello che accade a Cortina è un paradosso, perché proprio nei giorni in cui si verificava questo blitz della Guardia di Finanza ordinato dall'Agenzia delle Entrate, il sindaco di quella nota località per VIP protestava e gridava allo stato di polizia tributaria. In realtà i risultati sono esemplari da questo punto di vista. L'aumento del 400% degli incassi in tutti gli esercizi commerciali nelle ore successive ai controlli fatti dalla Guardia di Finanza dimostrano quanto l'effetto deterrenza sia importante rispetto a certe fasce sociali che continuano a non dichiarare nulla al fisco, e quanto soprattutto ci sia ancora da lottare per reprimere, direi proprio reprimere, il fenomeno dell'evasione fiscale, che continua a crescere a tassi esponenziali e rende l'Italia un paese ancora più anomalo di quanto non lo sia sotto molti altri aspetti rispetto al resto d'Europa. Gli incassi ottenuti in questi ultimi due anni dall'Agenzia delle Entrate sono stati molto più alti. Questo è stato usato come argomento dal governo Berlusconi per dire che è stata fatta una più feroce lotta all'evasione. In realtà era vero il contrario. La lotta all'evasione non era più feroce, il numero dei controlli era sempre uguale. Quello che stava crescendo di nuovo in modo intollerabile era proprio il fenomeno stesso di chi le tasse non le pagava più. Dunque, con gli stessi controlli aumentava la base imponibile che i controllori riuscivano a scoprire. Ora l'impegno vero del governo Monti, che succede allo scellerato governo Berlusconi, deve essere quello
di ripartire di qui, rendere molto più incisiva, molto più seria la lotta all'evasione fiscale, perché se non si fa questo sarà molto difficile convincere tutti coloro che sono a vario titolo costretti a pagare, come è giusto che sia, fino all'ultimo centesimo di tasse, a continuare a fare altri sacrifici. Lei ha paura delle tasse? È arrivata la tributaria, la tributaria. Qui con Ligia non siamo a posto. Lei deve scusarci, ma noi facciamo il nostro dovere. Era per una cosa corretta questa. Santa Costina ha dichiarato che quando i tributi e i balzelli sono troppo gravosi, non è peccato di non pagarli. Ed io quando una cosa non è peccato, ho la coscienza a posto e tiro dritto per la mia strada. Se lo Stato mi chiede il 50 e passa per cento, sento che è una richiesta scorretta e mi sento moralmente autorizzato ad evadere per quanto posso questa richiesta dello Stato. Quindi è menzogna assoluta proclamare, come è stato fatto, che io avrei in qualche modo giustificato e sostenuto. Certo, può replicare Massimo. Lei prima non ha detto che era anti, ecco, ha detto che era pro. Ho detto pro. Mi sarà scappato un pro, ma io sono anti, mi guardi bene. Maresciò, dico, stiamo qui a sottilizzare le parole. Ma sarà scappato, l'ho preso una corte, abbia pazienza. E poi che diavolo, siamo tutti italiani, siamo italiani, abbiamo fatto la guerra. Maresciallo mio, tuppo tuppo maresciallo. Chi vive a spese degli altri danneggia tutti. Battere l'evasione fiscale è tuo interesse. Se lo Stato mi chiede il 50 e passa per cento, sento che è una richiesta scorretta e mi sento moralmente autorizzato ad evadere per quanto posso questa richiesta dello Stato.